La regione è considerata la rilevanza strategica e l'interesse pubblico connesso al sistema aeroportuale della Sardegna intende valutare un'eventuale partecipazione con l'acquisto appunto di partecipazioni o eventuale ingresso in qualità di socio pubblico con i relativi poteri in un sistema che preveda l'aggregazione degli aeroporti della Sardegna. Il vicepresidente della Regione, assessore regionale del bilancio Giuseppe Meloni, replica in questo modo alla richiesta di chiarimenti da parte dei gruppi dell'opposizione sui 30 milioni di euro stanziati per i trasporti nel disegno di legge di assestamento di bilancio che il prossimo 1 agosto arriverà all'esame del Consiglio regionale. Il tema della riorganizzazione del sistema aeroportuale della Sardegna è stato affrontato stamani a Cagliari nella prima parte della riunione della terza commissione, alla quale avrebbe dovuto partecipare anche l'assessora regionale dei trasporti Barbara Manca, assente però per impegni precedenti. È un'operazione ancora eventuale, però noi ci teniamo pronti. Abbiamo previsto una sorta di accantonamento pari a 30 milioni, che sono frutto di una valutazione che è stata fatta una prima stima sul valore degli aeroporti sardi, rientra in un range di possibile partecipazione da parte della regione. Chiaramente occorre tener conto di tutto ciò che è in essere, comprese i pronunciamenti delle autorità insomma, giudiziarie, e tenendo conto chiaramente di ciò che la pubblica amministrazione prevede rispetto a questi interventi da parte degli enti pubblici. La quota di partecipazione della Regione non inferiore al 5% dovrà superare quella minima per chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci e, con gli opportuni accorgimenti, dovrà consentire alla Regione di esercitare il diritto di controllo nell'interesse dei sardi. Le opposizioni, però, continuano ad avere dei dubbi. Quello che noi chiediamo è che le intenzioni siano messe nero su bianco in documenti ufficiali. Se la TOD vuole intervenire con un ruolo nella fusione degli aeroporti, è libera di farlo, ma lo faccia alla luce del sole, coinvolgendo il Consiglio regionale nel rispetto delle istituzioni. In un momento in cui la variazione di bilancio deve rispondere principalmente alle emergenze della Sardegna, crediamo che stanziare sia i soldi per l'acquisizione che i soldi per lo studio di fattibilità ci sia un controsenso.